Ed eccoci qua ragazzi, in un altro episodio su Elden Ring! Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, e adesso possiamo cominciare a esplorare di nuovo, tornando alla strada maestra di Liurnia Sud. Anche se forse questo non è stato il miglior falò del mondo al quale teletrasportarci. Cioè in teoria sarebbe meglio tenere di attenta a questo qua, no? Quello di Acqua Cheta, no? Cioè sì, faremo un giro un po' più lungo, però almeno siamo sicuri che non ci perderemo niente così facendo. Ah, dovevi pure fare l'esperimento dopo. Che dite? Faccio l'esperimento prima o prima esploro? Ah sì, prima esploro, l'esperimento lo facciamo a fine episodio. Ovviamente per esperimento intendo sperimentare qual è l'incremento di danni che otterremmo utilizzando un oggetto particolare. Ovvero l'emblema della spada alata che aumenta la potenza degli attacchi consecutivi e potrebbe essere veramente un oggetto figo. Oppure potrebbe anche far cagare. Quindi boh. Ok, qua sembra non esserci niente di particolare. E volendo potremmo esplorare tutta questa zona fino in fondo. Beh, sì, facciamolo. Ok, sembra che questa parte di mappa sia sorprendentemente vuota. Cioè sì, il mondo è così vasto che avere una zona così senza niente ci può pure stare una volta tanto. Però comunque sto gioco ci aveva viziato fino a mo', quindi strano. Non trovai assolutamente niente. Vabbè, ci sta qualche ingrediente piccolino, però nessun nemico, nessun oggetto. Un'altra aragosta gigante. Cioè, io dico, raga, prima abbiamo incontrato i granchi giganti, ma pure le aragoste giganti. Mancano solo cozze e vongole e siamo a posto. Cioè, cuciniamo, mangiamo una bella spaghetta dello scoglio. Evviva! Questa zona ovviamente sarà molto bella da esplorare, ma ogni cosa a suo tempo, anche perché quel cane è molto minaccioso. Cioè sì, non è poi così tanto minaccioso perché gli abbiamo fatto il culo più di una volta. Figo. Però sarebbe comunque meglio evitarlo per adesso. Torniamo giusto indietro col canello. Perché gli stava anche il salto. Che sì, il salto non ci porterà da nessuna parte. Semplicemente ci farà tornare nella zona di prima. Però è comunque un salto che voglio fare. Eccolo qua. Siamo pronti? Vamos torrente. Uè! Che figata. Ma quello che cazzo è? Che cos'è quel coso volante? Una mini mongolfiera? Ma che cazzo? Ah, là c'erano quei tizi molto minacciosi. E qua siamo tornati di nuovo alla grazia. Ok, possiamo contare tutta la parte dietro ora? Sì, più o meno. Con calma, con calma. Non rushiamo troppo. Anzi, ci andiamo pure dal cavallo perché sennò col cavallo rushiamo pure in automatico. Non ci facciamo nemmeno a casa. Comunque sì, i paesaggi qua sono veramente spettacolari, raga. Minchia, troppo bello. Brividi. Teschio, yeah. Runaurea. E ora ci sono di nostri tizi che massacreremo di nuovo sempre con la magia. 1, 2, 3. E anche 4, va. Dai, avvicinati, sto qua, t'aspetto. Muoviti. Ma che credi di fare? È pagliaccio. 2, 3. E non droppa niente però. Infame, droppa. Regalami gli oggetti fighi. Vabbè, scoiattoli li posso anche ignorare. Attenzione. Quanti cadaveri? Ah, un'altra caverna nascosta da qualche parte, no? Non si sa mai. Controlliamo tutto. I piccioni. Attenzione. Arco, vai. Sì. Mi ammazzate tutti e tre, che bello. No, uno scivola via, bastardo. Vabbè, ci scommettete che quello che scivolate era quello con la zampa. Allora, ora la vera domanda è, ci sta un gigante?
Ci sarà quindi anche qualcosa da far distruggere al gigante? Magari un'altra di quelle statue piene di oggetti per potenziare le armi? Forse sì, forse no. Nel dubbio, controlliamo prima di avvicinarci troppo a lui. Ok, sembrerebbe di no. Ciao amico! Mi vedi? Sono qua. Eh sì, è bello incazzato. Ma se io gli facessi spingere sta cosa, no, meglio di no. Mo, questo cade. No, che sfiga. Vabbè, lo attacchiamo così allora. Ora dovrebbe cadere di nuovo in teoria. Dai che suggerito, faccio pure l'attacco speciale. Yeah. Però prima ti faccio un bel headshot così. Ah minchia, c'ha poca salute. Ok, come sempre peccato che non droppi. Però abbiamo ottenuto un oggetto. Che oggetto sarà? Una lancia arborea. Un'arma molto figa. Sicuramente sacra. Proprio con la nostra alabarda d'oro. E l'abilità è Sacro Ordine. Abilità dei cavalieri fondamentalisti dell'Ordine Aureo. Esegue un saluto e conferisce un'essenza sacra all'armamento. Altamente efficace contro coloro che vivono nella morte. Sarà sempre un buff che potenzia l'arma come il nostro, solo che questo è più offensivo? Boh. Anzi, forse nemmeno più offensivo perché comunque il costo di PE è molto più basso, quindi... Magari lo stesso buff dell'albarda dorata, solamente che questo è solo offensivo e più che potenziare tutti i danni, potenzia solamente i danni sacri. Leggiamola. Lancia aurea di Foggia Arborea, brandita dai cavalieri a guardia del palazzo della capitale reale di Leyndell. Infligge danni sacri. Il suo utilizzo richiede una destrezza straordinaria, ma nelle mani giuste può eseguire affondi consecutivi nonostante le dimensioni. Figa figa. Peccato che la nostra destrezza faccia cagare. E qua ci sarà qualcos'altro? Tipo una lucciola d'argento. Così a caso, ma perché? Che senso c'ha? Qualcosina. Ma là secondo voi mi posso buttare? Anzi, sicuramente mi posso buttare. Anzi no, potrebbe esserci pure un buio invisibile per quanto ne sappiamo. Però non voglio sperimentare perché sono quasi certo che sarebbe una stronzata enorme. Quindi, torniamo indietro. E torniamo verso la zona piena di personaggi molto rassicuranti. Vabbè, prima facciamo fuori anche questi qua che sono degli sfigati qualunque, quindi due incantesimi e via. E ormai ci siamo quasi. Tra l'altro questi due cazzo erano prima, che non li abbiamo mai visti. Cioè li abbiamo visti solamente la prima volta che siamo passati di qua, ma mo che abbiamo fatto tutto il giro, boh. Ma che cavolo. Saliamo pure qua sopra giusto per... E fatemi salire. Non fatemi chiamare il cavallo, che dopo col cavallo salgo comunque. Fatemi fare la strada normale, ecco qua. Perfetto. Ora c'abbiamo la visuale dall'alto. Eh sì, là ci stanno gli amici Pokémon amichevoli. E si prosegue un po'. Vamos. Andiamo un po'. Ogni tanto guardiamo poi la mappa per ricordarci in quale zona siamo già stati. Quindi abbiamo affrontato tutta questa parte qua. Il laghetto abbiamo un po' skippato. Siamo passati poi di qua e dietro. E ora affrontiamo tutta questa parte qua. Magari andiamo di qua. Guardiamo anche questo, questo, questo. E ci fermeremo qua. Qua dentro, tipo, forse. Poi ci sta tutta la zona esterna a vedere pure. Oh mio Dio, quanta roba. Prima di tutto, te sei un arciere, quindi sei stronzo in culo. Anche se potrebbe essere uno scheletro, quindi potrebbe non valerne la pena di attaccarlo. Minchia, quante braccia. Ma non scappare. Ok, questo è morto, perfetto. No, è uno scheletro di merda. Ah no, non è uno scheletro. Madonna, salti bene, bro. Ma non abbastanza. Ma datti una calmata, amico. Datti una calmata. Ok, perfetto. Vado. C'è dato pure un polle. Prendiamo anche il fungo che serve per le mie meravigliose bombe di fuoco. Ah, ma ciao. Questi qua si mimetizzano, i bastardi. Vediamo qua sopra se c'abbiamo qualcosa di bello da prendere. Mi sa di no, eh. Ah, c'abbiamo l'elmo da soldato marionetta. Quindi queste erano marionette. E perché abbiamo ottenuto delle rune? Chi si è suicidato, scusate? Boh.
Leggiamo però quest'elmo. E leggiamo anche la roba del saggio che pure l'ultima volta mi sono dimenticato di leggere. Cappuccio punta color borgogna, copricapo dei grandi saggi accusati di eresia, e simbolo degli individui esiliati dalla città. La descrizione non cambia per gli altri pezzi di equipaggiamento, quindi ora leggiamo l'elmo da soldato marionetta. Elmo cilindrico di placche metalliche rinforzato con un reticolo, indossato dai soldati marionetta, creati per servire gli stregoni. È un manufatto di scarsa qualità, per un fantoccio è sufficiente che non si rompa. Certo, fa un po' cagare però, c'è di meglio ma c'è anche di peggio, lo vorrei ricordare. Ma ciao soldati marionetta. Madonna quanto so potente, e ammazzo tutti senza problemi. Minchia, i paesaggi qua sono veramente spettacolari. Guardate là! Minchia, che cosa ci sta là? Non possiamo vedere, è troppo lontano. Là ci sta tipo un castello della Madonna. Guardatelo quanto è bello. Aspettate, possiamo fare poi così? Cioè ci siamo, no? Scusate. Minchia! Caruccio. Dà delle vibes un po' da Norlondo. O anche da Castello di Dranglake. Ok, andiamo via. Ok, possiamo ricominciare a esplorare la Madonna, però quanta gente. Facciamo così. Un bel po' di archi di pietra. Oh, sì. Ah, questi qua li avevamo pure killati con gli archi di pietra pure l'altra volta. Ma quel coso che cavolo è, raga? Aspettate, siamo qua. Quindi possiamo anche avvicinarci, che sembra essere un nemico, però... Sì, è un nemico in teoria. Uno... 2, 3, 4. Ah, ma quello è sopravvissuto. Ok. Quindi sto coso, scusate, perché viene considerato come un nemico? Non sembra essere aggressivo. Cosa? Figo! Droppano rune auree per qualche motivo. E non sono nemmeno delle rune auree, diciamo così, inutili, perché... Grado 6, la madonna. Ciao, Fufi. 2, 3... Minchia! No, no, no. Fufi, uno alla volta. Un Fufi alla volta, vi prego. No, no. No, 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 no. Strunz! Uno alla volta, v'ho detto, bastardi. Un teschio, mio. In teoria di quei cosi volenti ce ne sono pure altri, no? Non so dove stanno, però mi ricordo che non era solamente uno quello visibile. Eccone qua un altro, ad esempio. Scoiattolo, muori scoiattolo. Chissà che cavolo sono sti cosi, soprattutto perché droppano rune e soprattutto perché scompaiono. Molto sospetta sta cosa. E sembra che non ci siano altri di questi cosi volanti. O perlomeno non ce ne sono altri in vista. Magari ce ne siamo persi uno. Nel dubbio proseguiamo avanti un altro po'. Perché comunque di nemici ce ne sono ancora. Tipo ci sta quello che si beccherà una bella bomba in faccia. Scusa amico, ma fammela tirare bene perlomeno, scusa Niente. Sì, bravissimo, vieni. Dai, bravo, bravo. No. Ti picchio col bastone, ti picchio col bastone. Ti picchio tantissimo col bastone. Coglione. Capra. Ecca. Morto ucciso dal bastone supremo. Ma ci sono altri nemici qua, tutti quanti belli nascosti. Ah, c'è un cane bastardo. Che bella la magia. Ok, forse è un po' esagerato con la magia però. Ok, questi qua finché non mi vedo li posso anche one shotare con l'attacco pesante. Cosa molto buona. Vai cavallo di Skyrim, vai! Bravissimo cavallo. Così si fa. Nessun oggetto. Che tristezza proprio. Che peccato. Però la vista non è affatto male. Prova arco. Minchia, raga. Quanto è bello. Aspetta, facciamo una cosa bella, raga. Prima di tutto togliamo i segnalini perché sono la cosa più antiestetica del mondo. Però è bello.
Spettacolo. Beh, ora possiamo scendere. Ci siamo goduti la vista, abbiamo ucciso un paio di nemici. Ora, magari senza crepare, scendiamo. Vediamo se c'è stato qualcosa qua sopra, però prima facciamo il culo a questo... Ora tu creperai, e noi potremo controllare se almeno qua sopra c'è qualcosa. Abbiamo riottenuto le ampolle! Che bello! Ci siamo refullati completamente, 100% ora. Altri piccioni. E niente di più. Ok, scendiamo un po'. Che punto siamo? Eh sì, abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo, ovvero arrivare di qua e poi fermarci qua. Manca poco ormai. Però prima prendo subito il teschietto, che è mio, sì. No, dove è il teschio? Qua. No, non ci posso rollare sopra. Stai in un punto scomodissimo. E su? Minchia, la fatica. Pecore! Morì. Yeah. Belle le ossa sottili di animale. Altra pecora che morirà. Però facciamo un casino di danno, raga, è vero. C'è 400 di danno. Ok, è la pecora. Non ha difese e fa cagare tutto il resto, ok. Però sono comunque 400 di danno. Un singolo attacco leggero in corsa, cioè... Manco fosse attacco pesante, capite? Anche se bisogna comunque ricordarsi che quella pecora, tra virgolette, non ci aveva visto, quindi subiva tipo il 20% di danno in più, qualcosa del genere. Questo attacco pesante, attenzione! No, no, no! Non ci pensai nemmeno. Minchia, quando bastardo sto cane. Ecco, e questa è la strada che noi l'ultima volta avevamo ignorato. Queste sono le rovine purificate. Ciao amico. No, non farlo! Quella tromba te la puoi ficcare tutta in culo. Ah, ma ciao ragazzi. Questa è vera magia, stronzo. Aia, minchia, fanno male però. Uno e due. Buono così. Scudo di ottone, ne abbiamo un altro ora. Là ci sta pure un tizio fantasma. Qua ci sarà un oggetto. Runa aurea, di dubbia utilità, però comunque l'accetto. E ora il tizio. Molto strano. In posa molto, diciamo, particolare. Ah, è quello degli occhi. Tipo. Sempre gli occhi. Ci darà un altro occhio lui? No? Ok. Niente farfalle a sto giro, peccato. Ma non ci sta qualche altro nemico? Perché in teoria, cioè, qua ci saranno un bel gruppo di nemici che una volta ammazzati tutti ci daranno pure le ampolle. Vabbè, prima di tutto pensiamo a questo gruppetto qua, proprio piccolino. Mi hai shottato malissimo. Ok. Non penso conti come quel gruppo là, ma penso che questo fosse un gruppo a parte, però lo accetto. Se non altro abbiamo ottenuto comunque quello che volevamo. Ovvero, le nostre ampolle. Ciao. Ah, da dietro. Vieni, vieni, vieni. Bravo coglione. Minchia quanto danno. Ma non ce l'aveva visto? Ecco, ora abbiamo ufficialmente ripulito l'area. Non dovrebbero esserci altri nemici qua. In teoria. Poi magari mi sbaglio. Scintipietra del cuculo. Che cavolo è? Pezzo di scintipietra intriso di potere magico.
una delle finte stregonerie usate dai Cavalieri del Cuculo. In teoria l'abbiamo già trovata pure prima. Strano. Sembra un oggetto nuovo. Qua si può scendere. Dico, mi sembrava strano che non ci fosse niente qua. Figata. Dungeon oppure... no, oggetto, ok. Oggetto singolo, anzi due oggetti. Uva di Shabribi. Un altro occhio. Ora ne abbiamo due in teoria. E penso che non ne troveremo altri perché gli occhi, diciamo, delle persone normali di solito sono due. Quindi boh. Eccolo qua. Minchia, però quanto cavolo è bello. Cioè, fa schifo, però. Figo. Ok, prendiamo anche l'altro oggetto. Che sarà mai? Cimelio delle due dita. Che sarà sicuramente un talismano che aumenta la fede. E di quanto l'aumenta? Di 5! Minchia! Aumenta la fede di 5! Ok, mi spiace per il carico massimo, ma onestamente fanculo. C'è più 5 a fede, è tantissimo. Vado. Mi prendo roba un po' più leggera ora per non rimanere in fatrol, però... ne è valsa la pena e come? Ok, ci siamo più o meno. Siamo sempre leggeri. Però ora possiamo utilizzare i miracoli ancora più belli. E visto che potremmo utilizzare anche la palla di fuoco, quasi quasi, vado a farmare un po' di rune cazzo di cane off screen e prendo la palla di fuoco. E nel prossimo episodio ricominciamo a esplorare con un miracolo molto figo. O perlomeno dovrebbe essere molto figo perché... scusate, la fiamma oscura, no? Cioè, dovrebbe essere qualcosa di veramente potente. Ok che l'incantesimo che serviva per buffare le armi faceva cagare. Ma almeno la palla di fuoco dovrà essere decente, no? Beh, comunque nel dubbio lo scopriremo in un prossimo episodio perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e non nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao! Bye.